Salve a tutti, io sono Spina e bentornati su House Flipper. Innanzitutto, come notate, c'è una piccola novità. Eh sì, finalmente potete, tra virgolette, vedermi perché sono con il mio VTuber, che è quello che potete anche vedere ogni tanto nelle live di Lion sul canale Viola ogni sera alle 19 su Lion VGF Live. Mi raccomando, non ve le perdete, anche perché oltre a me ci sono anche altre personcine con queste bellissime faccine, quindi non ve le perdete. Allora, oggi siamo qui su House Flipper e vi faccio vedere un pochino. Allora, innanzitutto, per quelli di voi che ricordano questo posto, mi raccomando, scrivete nei commenti hashtag io c'ero. Lo rubo a Lion, che vabbè, non fa niente. Questo posto, ragazzi, non ci crederete mai, ma è lo stesso identico salvataggio che ho usato la prima volta che ho fatto House Flipper insieme a voi. Esatto, guardate un po', c'è il gazebo con la pianta che si era rotta nel giardino del vicino. Poi ci abbiamo anche, guardate quanto è bello, con tutto il rosetto, tutte le cosine fatte. Oh mio Dio, cioè ho fatto un lavorone, ragazzi, che è una cosa veramente impressionante. Poi qui abbiamo il giardino con le piscine, quella piccolina e quella grande. Abbiamo qui la nostra zona sole, poi abbiamo anche il giardino zen che ho dovuto risistemare un pochino, infatti lo vedete un pochino diverso perché era sparita un botto di roba, ma abbiamo il giardino zen, poi abbiamo il retro che in realtà non c'è nulla, ma voi vi chiederete perché sei tornata su House Flipper, oltre perché magari te lo abbiamo chiesto noi come dei pazzi, perché dall'ultima volta che ho fatto House Flipper, dove era uscito solamente il DLC dei giardini, ne sono usciti altri tre di DLC, che sono delle cose estremamente interessanti. Per farvele vedere, probabilmente avrò bisogno di entrare in casa, che come ricorderete, cioè non è finita, perché assolutamente non è finita, però la finirò. Allora, questa era la mia camera da letto, molto bella, con un sacco di libri, e qui, oltretutto qui, non avevo neanche Cara ancora. E esattamente questo è il punto, perché Cara praticamente è la protagonista di oggi, e vi spiego perché. Da un paio di settimane è uscito, questo è il bagno, questa qui era la cucina, sala da pranzo, salotto mi pare, e questo era il nostro ufficio. Da un paio di settimane, stavo dicendo, è uscito un nuovo DLC, che per la precisione è Pet Flipper. Esattamente, praticamente hanno inserito i pet, gli animali da compagnia, ed è una cosa veramente favolosa. Infatti guardate un po' che bello. Allora, vi spiego. Allora, qui abbiamo la posta classica, dove abbiamo un po' tutte le cose, tutti i lavori che dobbiamo fare, che sono quelli classici, normali. Abbiamo quelli del giardino, tipo questo qui. Abbiamo quelli dei bunker, che è un altro DLC, questo qui. Però abbiamo anche altre cose, tipo queste tre mappe, che sono dei DLC nuovi che non abbiamo mai visto insieme. Ovviamente nei commenti fatemi sapere se per caso siete curiosi, oltretutto se volete vedere altri video di House Flipper, ma anche se siete curiosi di vedere gli altri DLC che non abbiamo mai giocato insieme, tipo House Flipper, questo qui è veramente bellino, dove bisogna ristrutturare delle case che tu dovrai interagire con chi ti sta commissionando il lavoro, fare delle scelte, è bellissimo. Luxury Flipper è bellissimo, perché devi arredare delle case di lusso, è veramente fichissimo, ad esempio degli yacht, degli attici, è veramente una cosa spettacolare. Ma quello che ci interessa oggi è House Flipper dei pet. Allora, per cominciare dobbiamo fare questo primo lavorettino che andiamo a fare. Oh wow, una cosa che non vi ho detto è che ogni... Oh, il treno! Oh mio Dio, oh mio Dio! Allora, una cosa che non vi ho detto, e che forse ho sbagliato a non farlo, è che ogni DLC di questi qui nuovi ha una mappa a sé. E guardate quanto è grande la mappa dei pet, cioè è gigantesca, ci sono un sacco di lavori, ma ovviamente oltre a fare queste cose noi possiamo poi avere delle cose nella nostra casetta, tipo dei begli animalettini, e non vedo l'ora di vederli. Quindi, allora, cominciamo con il primo lavoro. Oh oh! Inquilino clandestino si chiama. Come vedete, questa è una schermata particolare che c'è nei nuovi DLC. Vediamo cosa ci dice. Alice Finbar ha sempre voluto visitare il mondo. Dopo la laurea ha finalmente deciso di realizzare i suoi sogni. Tre anni dopo, su un sentiero solitario, si imbatté in un coniglio affamato e malato. Oh, amore! Dopo qualche tempo divenne un fedele compagno di viaggio. Recentemente Alice ha comprato la sua prima casa. Vuole andare a vivere con il coniglio Jasper il prima possibile, mettere radici, e per loro sarà una grande avventura. Ora,
accettiamo e vediamo un pochino dove ci butta questo nuovo DLC. Allora, dovete sapere innanzitutto che in questo particolare tipo di DLC non è che ci sono solo i cani e i gatti. Questa intanto è lei che ci parla della sua vita, delle esperienze che ha avuto, ha fatto questa cosa, questa, quest'altra, però non so capace a ristrutturare la casa e quindi ti prego, bisogna che tu ristrutturi la casa per me, perché questa casa è veramente un disastro. E io vorrei un posto dove posso vivere tranquilla, dove posso godermi la vita insieme al mio conigliettino. Quindi lei ci sta dicendo più o meno quello che vorrebbe nella sua nuova casa. Quello che stavo cercando di dirvi è che, come avete visto, non è che ci sono solo cani e gatti, perché ci sono anche i cani e i gatti, ma ci sono anche conigli, criceti, a quanto ho visto ci sono anche le iguane. Ci sono un botto di animali, veramente sta cosa mi fa impazzire, sono troppo felice. Quindi allora adesso andiamo a vedere. Qui abbiamo di lato tutte le cose che dobbiamo fare. Ah, ovviamente qui dobbiamo, visto che abbiamo anche il DLC del giardino, abbiamo anche del lavoro da fare in giardino. Oh mio Dio, sto giardino è veramente un disastro, una roba veramente impossibile. Il posto è veramente carino. Come vedete qua siamo vicino alla ferrovia, è uno spazio aperto, molto grande. Ci sono cose che si muovono, immondizia dappertutto, raga, che schifo. Ma vorrei vedere un pochino la casa dentro e soprattutto voglio vedere se c'è il coniglio, raga, perché c'è. Allora, qui abbiamo le cose, io voglio vedere il negozio. Animali domestici. Oh mio Dio. Raga, oh mio Dio. Allora, qui ci sono cani e abbiamo le cose per i cani. Guardate quante lettini, tappetini, mangiatoie, piscine, un botto. E mamma mia, poi abbiamo gatti, abbiamo anche qui tutte le cose per i gatti, i tiragraffi, le cuccette, le lettiere, un botto di roba. E abbiamo piccoli animali, raga, piccoli animali quali acquari, iguane, uccelli, serpente, oh no, serpente no, criceto, ragno, no no, ragno no, vi prego, porcellini d'India, oh mio Dio, c'è un botto di roba, coniglio. Poi abbiamo, che cos'altro? Conigli, tartarughe, oh mio Dio, pesci, oh mio Dio, però io voglio il gatto, cioè, posso avere un animale? Cioè, è possibile per me comprarlo? Perché io vorrei un botto, un animale, ma di brutto voglio un animale. Posso avere un animale? Non lo so, però intanto andiamo avanti e vediamo un pochino la casa, com'è ridotta, oh mio Dio. Wow, cos'è pipì? Oh, che schifo. Oh, mio Dio. Raga, che schifo. Ma è cacca. Oh, che schifo. Perché che schifo? Wow. Allora, questa cosa è fighissima perché ci sono i... Allora, a parte i vasi rotti con la terra, ci sono tipo le piume dei cuscini. Io non mi ricordo neanche com'era prima. Cioè, guarda che roba! Mi è pisciato ovunque, raga. Cioè, scusate il termine, il francesismo, un po'... Oh, bellina! Allora, ovviamente mi sono dimenticata di dirvi... Oh, questo ripostiglio è veramente molto interessante. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa fondamentale. Ossia che questo DLC non è che mette solo queste cosine così. Mette ovviamente, tipo gli animali, le cose per gli animali. Mette anche mobili nuovi, a tema un po' tipo più animale, tipo... cosa c'è? Amore mio! Oh, ma ciao! Oh mio Dio! Carino! Oddio, ecco chi aveva fatto la pipì e la cacca! Oddio mio, che tesoro! Ma ciao, amore! Che carino! Oddio! Oh, ti prego, dammelo! Allora, non è esattamente la razza che mi piace a me. Oh, qua stanno facendo chiamate telefoniche, non si capisce un accidente. Ok, questo cucciolo ha bisogno di una casa. Sì, ha bisogno di una casa. Io ho la casa. Oh! Allora, io posso scegliere se adottarlo o meno. Io vorrei un golden retriever, lo ammetto, perché come sapete, cara, è un golden retriever. Ma questo è un patato, però. Sì. Sì, pipicellino. Oddio, è carinissimo. Ma era in una scatola, amore. Oddio. È carinissimo, oh mio Dio. Sì, vabbè, ho capito. Cos'hai? Ok.
Mettiti qua. Allora, no, si chiama Rex, è un carlino, e l'avevamo capito. È pigrone, bravo, vorace e testardo. Ok, è tipo Cara. No, Cara non è vorace. Non è vorace. No, non è. Quando c'è la sbarra non è vorace, giusto? Non lo so. Lo accarezziamo. Ah, amore, e sei un pisilino tu. Ah, che carino, amore mio. Allora, che significa trascina liberamente? Oh! Oh, sì! Gioca! Oh, sono troppo vicino. Tipo... Oh! Ma questa cosa la faccio anche con Cara! Oh mio Dio, che carino! No, è troppo carino! Oh mio Dio! E c'è un pisellino! E c'è un pisellino! Basta, basta. Sei veramente un pisellino. Ecco qua. Vattene in giro. Se mi pisci in casa, ti... Cioè, veramente, ti rimando a casa. È di corsa, però... Mi sto pentendo di averlo preso, perché io adesso... Oh, madonna, è un pisellino. Un pisellino, lo vuoi? Un delcettino, lo vuoi, amore? Un piccolino, drit. Oddio mio. Allora, tu devi lavarti, però, perché fai schifo. Allora, sapete che faccio? Oei! No, che schifo, hanno cacato ovunque. Allora, ho un'idea. Tu, vieni con me. Prendi. Vieni in braccio, pisellino. Ecco qua, ce ne andiamo in ufficio. Sì, salva io. Tutto salva. Dimmi che Rex torna a casa. Dimmi che Rex torna a casa con me. Ti prego, dimmi che Rex torna a casa con me. Per favore, io devo avere Rex a casa con me. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Rex? Pisellino! Ciao, sei un pisellino. Ok, perfetto. Allora, ha bisogno di dormire e ha bisogno di lavarsi. Ora, questa stanza sarà la tua stanza, abbiamo deciso. Ora, abbiamo bisogno di comprare delle cose per il nostro cagnolino. E io questo volevo, sono troppo felice. Allora, cane, innanzitutto voglio... Dunque, un lettino... Oh, questo. Questo voglio, un lettino questo, sì. Lo voglio... Oh, oddio, così è carinissimo. Così, sì. È una miseria. Ma è troppo... Oh, amore, pisellino! Ma sta dormendo a terra! No, no, no! Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, voglio una cosa più piccolina, perché, cioè, insomma, è piccolo lui. Cuccia per cani S. Questa dovrebbe essere giusta. Altrimenti... questa va per principessa. Lui non è proprio una principessa. Lui è un principino. Dai, usiamo la cucciola... La cucciola. La cuccia per cani S. Sì, mi piace così. Mi piace molto. Ok. Ecco per te, piccolino, mettiti qui, ecco qua, mettiti a dormire nel lettino. Ma prima, dobbiamo prendergli delle altre cose. Tipo, dobbiamo prendergli questa vasca per cani piccola taglia, eccola qua. Eccola qua, la vaschetta per il cagnolino. Eh sì che questa è una vaschetta per il cagnolino. Eh sì, amore. Portala all'incarico. Vai. Cosa significa? Qua. Cioè, ti devo prendere in braccio? Tipo... Così? Eccolo! Eccolo! Qui! Eccolo! E ti facciamo il bel bagnetto! Il bel bagnetto! Come si fa? Eccolo qui! Oh, eccolo qui! Vabbè, allora... Diciamo che non è esattamente la maniera più ortodossa per lavare un cane, però... Sei pulito? Ancora un po'? Ancora un po'? Ancora un pochino? Un po'... Oh, ho fatto... Oh! E adesso lo asciughiamo, questo piccolo cagnolino! E lo asciughiamo, questo piccolo cagnolino! E sì, eccolo qui! Allora, se Cara fosse così brava... Cara non lo è per niente. Cara ha paura del phon, però, cioè, io ho... Di brutto paura di prendi. Eccolo qui. Ah, sei un amore, amore bello. E adesso ti metto nel lettino. Qui. Opela. E stai nel lettino, piccellina. Oh, no, ti prego, è adorabile. Non ce la posso fare. Ok, allora. Finiamo di fargli la stanzettina, perché ci vuole. Allora, gli prendiamo innanzitutto una pallina.
E la pallina? E la pallina, eccola qui. Poi ti prende. Comunque è una pallina. O è lui un cucciolo, il che è probabile, anche se comunque di razza questi sono dei cani piccoli. Quindi magari è un po' normale che sia così. Però è iper piccolo. Allora, vediamo un po'. Mi serve abbeveratoio automatico. Lo voglio di brutto. Cioè, io devo stare tranquilla che il mio piccolo Doggos possa bere quando vuole. Allora, mettiamo. È una madonna. È grossissimo sto coso. Ecco qua. E che bevi? E che bevi tu? E che bevi l'acqua tu bevi? No, io, scusate ragazzi, io divento deficiente quando ci sono gli animali, ma deficiente di brutto, quindi non vi impressionate perché è normale, è tutto normale. Con Cara anche così, non vi preoccupate, Cara ha 2 anni e mezzo, quindi cioè è tutto in regola, tutto in ordine. E sei un pisellino tu che c'hai l'acqua e hai bisogno di qualcosa tesoro? Non c'è bisogno di niente. E mangi? Cosa fai? Cosa fai tu? Cosa? Oh, mangia lui, lui mangia un pochetto. Oh, che bravo, oh, che bravo. Ma se fai la cacca ti... Cioè... Allora, ti lascio la porta aperta, perché se mi fai la pipì in casa, so dolori. So dolori. Ok? Andiamo. Vieni con me. Vieni con me. Vieni. Vieni, piccolino. Sì. E chi è questo pigellino? E chi è questo pigellino? Qua fuori puoi fare la pipì. Qua fuori puoi fare il cavolo che vuoi. Toh, vai. Fai la pipì, fai la popò. Oh, si è sbarcato in mezzo. Oh, in mezzo al sole che ti gratti. Ti fai le cosine. Sei bravo, tu. Sei pronto con la pallina? Vai! Vai a prendere la pallina. Oddio. Ma quanto è bravo. Oh, madonna. Ce la fai? Non ce la fa? Non ce la fa, raga. Non ce la fa. Non ce la fa. No. No, pigellino. E non ce la fai a salire, tu. Ok, sei pronto? Vai. Vai a prendere la palla. Vai a prendere la palla, Rex. Vabbè, ma sei forzutissimo. Ma sei un pigellino forzutissimo, tu. Sei forte. Oddio, sei bello. Allora... c'è da fare un disclaimer qui. Nessun cane vi farà sta cosa da subito. Mai. E sei bravo. E sei bravo. E sei bravo. Oh, quanto è bravo. E sei bravo. Oh, bravissimo. Non ve lo farà mai nessuno. Io mi sono sorpresa del fatto che Cara, da piccina, tiriamo una cosa, ce l'ha, è andata subito a prenderla e l'ha riportata. Ma perché il Golden Retriever, come dice il nome, è un cane da riporto. Lo fa. E oltretutto fa anche un sacco di altre cose. Però non vi aspettate che un cane normale lo faccia, perché glielo dovete insegnare. Poi c'è qualcuno che magari è più propenso. Tipo un pigellino. Sei un pigellino. Sei un pigellino. Comunque, io direi che per oggi ci possiamo fermare, perché sto letteralmente impazzendo con questo pigellino di Rex. Però non vedo l'ora di avere il Golden Retriever, vi prego. Io, cioè, devo avere Cara nella mia vita, anche se sono Flipper, vi prego. Quindi mi raccomando, innanzitutto fatemi sapere nei commenti se vi piace la webcam, tra virgolette, perché è un bel po' che ci stavo pensando e secondo me è una cosa adorabile, come questo cognolino che sta dormendo qui d'amore. Fatemi sapere se l'idea vi piace, fatemi sapere soprattutto se vi piace che siamo di nuovo South Flipper, fatemi sapere se vorreste vedere anche gli altri DLC, se vorreste vedere continuata questa avventura anche South Flipper. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fin qui. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!